Arriva luglio e luglio, storicamente guardando diverse statistiche, risulterebbe il mese migliore degli ultimi 20 anni. S&P 500 ha guadagnato oltre il 5% a maggio e il 3,5% circa a giugno, aggiornando ancora una volta i nuovi record storici. Quindi cosa potremmo attenderci per il futuro e cosa potrebbe accadere a luglio dopo dei primi mesi davvero molto molto interessanti? Ne parleremo all'interno di questo video, like se vuoi supportare il nostro lavoro gratuito di divulgazione qui su YouTube e iniziamo subito. Pensate che nel giorno peggiore di tutto il mese di giugno per S&P 500 si è avuto un calo davvero irrisorio dello 0,31%. Stando ai dati, si tratterebbe del miglior giorno peggiore del mese da febbraio del 2017. Questo a conferma dell'attuale forza impulsiva al rialzo dei mercati. Forza che per venir meno necessita o di dinamiche macro negative o di segnali tecnici evidenti sul grafico, cosa che al momento non stiamo vedendo. In questo momento specifico, l'unico segnale di breve che si è generato sia su S&P 500 che sul Nasdaq è un doppio massimo proprio a seguito dei nuovi record storici dell'ultimo giorno di contrattazione del mese di giugno. Segnale di cui prestare attenzione per chi lavora in speculazione e non nel lato investing, ma di questo approfondirò dopo all'interno di questo video. Inoltre, guardate questa immagine, mostra come S&P 500 non perde il 2% in un'unica giornata da oltre 300 giorni. Di mercato. Ancora una volta un aspetto semplice che mostra un evidente squilibrio di compratori a sfavore di venditori sul mercato. L'ultima volta che abbiamo visto un ribasso corposo del 2% o poco più in un giorno è stato nel lontano febbraio del 2023, oltre un anno e mezzo fa. Si tratta nello specifico di 338 giorni dove non si vedono ribassi corposi del 2% in un'unica giornata di contrattazione. In passato però è già successo altre volte, come mostra l'immagine, e in alcuni casi questo periodo è stato nettamente più esteso rispetto a oggi. Basta guardare il 2004-2006 con oltre 940 giorni o l'84-86 con oltre 740 giorni, quindi non è una sorpresa vedere questi dati. Pensate che le azioni raramente raggiungono il picco annuale a giugno, infatti dal 1950 non è mai successo prima. Ciò che possiamo notare da questo grafico, prendendo in esame gli ultimi 74 anni di mercato, è che i mesi dove tendenzialmente risulterebbe più probabile vedere dei massimi fanno riferimento in particolare a dicembre con 30 casi, poi gennaio con 12 casi e poi a seguire novembre, ottobre e settembre. Di giugno, insomma, non c'è traccia. Chiaramente questa non è legge, ci sono variabili esogene che possono stravolgere qualsiasi dato e qualsiasi attesa, ma conoscere anche queste statistiche, secondo me, soprattutto per un investitore, è un aspetto davvero molto importante. Insomma, se dovessimo vedere un massimo in questo giugno 2024, dopo il doppio massimo tecnico di S&P 500 di questo venerdì, sarebbe il primo caso negli ultimi 74 anni di un massimo importante a giugno. E qui ovviamente fatemi sapere voi cosa ne pensate con un commento qui in basso, vi leggo e vi risponderò con molto piacere per un confronto costruttivo. Diamo ora un'occhiata a come si sono comportate storicamente le azioni nel mese di luglio. Bene, ultimamente questo mese è stato tra i migliori dopo novembre, con S&P 500 in rialzo per ben 9 anni di fila e in rialzo in 11 degli ultimi 12 anni, con un rialzo medio di circa il 3%, quindi tutto sommato dovrebbe essere a livello stagionale un buon mese. Inoltre, come avevo già mostrato nei miei video precedenti, anzi iscriviti al canale per restare sempre aggiornato anche sui prossimi video che andremo a pubblicare, i rally estivi durante un anno elettorale sono piuttosto comuni ed in effetti con il mese di giugno siamo partiti verso la strada giusta. Guarda questa ulteriore immagine, mostra come S&P 500 ha realizzato una performance positiva media del 7% nei soli 3 mesi di giugno, luglio ed agosto, con una probabilità del 75% dei casi durante un anno elettorale, e noi sappiamo che il 2024 è un anno elettorale. A questa statistica dovremmo poi considerare che un 3,5% è già stato realizzato nel solo mese di giugno e che quando parliamo di una media del 7% si tratta appunto di una media.
Inoltre, guardiamo questa ulteriore rappresentazione che mostra per singolo mese come si è comportato in media S&P 500 sia dal 1950 ad oggi, colonna in giallo, sia negli ultimi 20 anni, colonna in azzurro, sia negli ultimi 10 anni, colonna in verde, sia negli anni elettorali, la colonna in blu. Curioso notare come in tutti e quattro i periodi presi in esame, luglio sembrerebbe confermare delle performance mediamente positive. Quindi vedremo se sarà così anche quest'anno, anche con un mercato che proprio sul finire di giugno ha realizzato un primo segnale tecnico di doppio massimo. Inoltre credo che per confermare questa ipotesi e vedere quindi un luglio positivo sarà necessario consolidare sopra i nuovi massimi che il mercato ha realizzato a giugno, quindi bucare e consolidare sopra quei massimi per vedere nuovi record. Sarebbe plausibile chiedersi come mai luglio, prendendo in esame tutti questi dati, risulta mediamente positivo. Si tratta di un caso o potrebbe esserci qualche ragione? Beh, una ragione tra tante, sicuramente l'inizio della stagione degli utili relativi al secondo trimestre del 2024, che creano un aumento di volatilità qualora i dati dovessero discostarsi ampiamente rispetto alle attese degli analisti. E questo potrebbe anche essere possibile soprattutto dopo un tasso di crescita significativo degli utili che abbiamo avuto proprio negli ultimi trimestri. Inoltre, dopo aver visto utili molto molto forti, vedi Nvidia esempio tra tutti, la domanda plausibile che in tanti si pongono è: riusciranno ancora una volta i prossimi dati a battere le attese? Nonostante ci troviamo oggi con multipli price earning vicino a massimi di periodo e anche utili per azione vicine a massimi di periodo, dinamica tipica di una chiara fase di bull run, sarà davvero curioso vedere cosa accade nei prossimi mesi. I driver più importanti secondo me oggi potrebbero essere sicuramente, al di là dei validi segnali tecnici che i grafici forniscono costantemente, ripeto, per me potrebbero essere: uno, gli utili aziendali e quindi le attese sui prossimi utili che sono riviste tendenzialmente sempre al rialzo, i prossimi dati sull'inflazione che potrebbero riportare delle sorprese ed ovviamente i prossimi dati relativi al mercato del lavoro USA e quindi guardare un po' anche all'aspetto economico. In quanto qualora uno o più di questi dati dovessero riservare delle sorprese negative rispetto alle attese, con grande probabilità si assisterebbe ad un aumento di volatilità con tutte le ripercussioni del caso. Se ti stai chiedendo dove e come acquisto azioni in ottica di investimento, io personalmente utilizzo il nostro broker partner Scalable Capital, che offre le migliori condizioni sul mercato italiano attualmente presenti. Se vuoi approfondire il tema, puoi registrarti gratuitamente, trovi il link qui in basso in descrizione. Inoltre, sempre in descrizione trovi il link per accedere al nostro canale Telegram gratuito. Vi voglio lasciare con quest'ultimo grafico molto interessante per investitori, che mostra i rendimenti medi totali annui aggiustati all'inflazione, inclusi dividendi, dal 1928 ad oggi, andando a riprendere però differenti periodi storici con politiche monetarie divergenti. Guardate la differenza evidente e significativa dei rendimenti tra il periodo storico 1928-2021 contro il periodo storico 2009-2021. C'è uno scostamento medio di circa il 5% annuo sui rendimenti assolutamente non indifferente, che porta tanti a chiedersi fino a quando e per quanto il mercato può continuare a fornire rendimenti così allettanti sopra la media. Ricordiamoci che oggi viviamo l'inizio di una nuova era, con la nuova rivoluzione legata proprio all'esplosione dell'intelligenza artificiale, che sta svolgendo un ruolo primario proprio nella continua crescita degli indici americani. Basta pensare che i primi tre titoli dell'S&P 500 oggi pesano sul listino per oltre il 20%. Se volete approfondire questo tema, inoltre vi consiglio di guardare quest'ultimo video pubblicato qualche giorno fa da Francesco all'interno sempre del nostro canale, davvero molto molto interessante. Signori, per oggi è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione, se vi è piaciuto questo video cliccate un like, lasciatemi un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Hai trovato la nostra diretta interessante? Iscriviti al nostro canale YouTube, attiva le notifiche e resta sempre aggiornato su tutte le nostre news. Grazie e buona giornata.